Allora, vediamo di andare avanti con gli accordi diesis, tipo il do diesis. Allora, do. Allora, non so se si vede, il pollice è sul do diesis, ecco perché questo accordo si chiama do diesis. Do diesis, il do diesis maggiore ha il medio su questa nota qui, che è un fa. E il mignolo su un'altra nota nera. Do diesis maggiore, do diesis minore ovviamente si fa abbassando il medio di un al tasto precedente. Do diesis minore, do diesis maggiore. Vediamo il re diesis maggiore, il pollice parte dal re diesis. Il medio è su questa nota che è il Sol e il mignolo è sul Si bemolle, o sulla diesis, scusatemi. Questo è il Re diesis perché è sopra il Re, Re diesis. E poi che c'è il Fa diesis. Questo ha tutte note nere. Questa nota nera, questa nota nera e questa nota nera. Fa diesis maggiore. Non così, ovviamente il fa diesis minore che deve essere. Minore, maggiore, minore, maggiore. Sol. Nero, bianco, nero. Minore. Questo accordo qui può essere chiamato La diesis. Eccolo qui. Allora, questo ha invece il pollice su una nota nera. Ma invece ha bianco questo dito qui, questo tasto qui, e bianco anche l'ultimo, quello sotto il mignolo. Come vi dicevo, queste note possono essere chiamate Do diesis oppure Re bemolle, Re diesis oppure Mi bemolle, Fa diesis oppure Sol bemolle, Sol diesis oppure La bemolle. La diesis oppure Si bemolle. Tanto è vero che io questo accordo qui non lo chiamo praticamente mai La diesis, ma per ragioni che non so se le so e quindi non faccio finta di volervi spiegare, questo accordo si chiama nella maggior parte dei casi Si bemolle e non La diesis. Quindi voi negli accordi delle canzoni non troverete quasi mai la diesis, troverete Si bemolle, ma si parla sempre di questo accordo qui. Un altro accordo che troverete è il Mi bemolle, che è questo, che prima vi ho insegnato a essere il Re diesis, ovviamente. Quindi Mi bemolle maggiore, Mi bemolle minore, Mi bemolle maggiore, Mi bemolle minore, Si bemolle maggiore, Si bemolle minore. Tutti gli accordi che vi ho detto prima ovviamente possono essere chiamati. Questo è il Do diesis maggiore, ma può essere il Re bemolle, Mi bemolle. Questo può essere il Fa diesis, ma può essere il Sol bemolle. Questo può essere il Sol diesis oppure il La bemolle. E questo, appunto, vi dicevo, nella maggior parte dei casi è il Si bemolle. Di tutti questi, la versione con il medio abbassato al tasto precedente è la versione minore. E adesso sì che abbiamo visto tutti gli accordi.